Poi, come viene scritto qua, tutti coloro che completeranno le 13 sfide di San Valentino entro il 27 febbraio otterranno il Pass Battaglia 8 gratuitamente. Ciao a tutti, sono Opti di Pura Fibra Italiana con il mio cappellino da 50 centesimi e che la connessione pura sia con voi, cari amici che vi siete iscritti e avete attivato la campanella per non perdervi tutti i video e tutti gli aggiornamenti su questo canale. Intanto vi auguro buon San Valentino a tutti, spero che non lo passiate da soli o con Federica, ma con qualche persona che amate davvero tanto. Novità assurde come il Pass Battaglia 8 completamente gratis e lo sblocco delle nuove skin completamente gratuite. Volete sapere come? Guardate il video fino alla fine perché spiego ogni cosa. E vi ricordo ancora una volta di iscrivervi e di attivare la campanella, molto importante ragazzi, per non perdere tutte le notifiche di questo canale. Comunque vediamo tutti gli aggiornamenti riguardante la nuova patch 7.40 di Fortnite e quindi vediamo un po' che cosa c'è di questi nuovi aggiornamenti. Allora partiamo dalle sfide, il tempo straordinario. Non si sa quanto tempo abbiamo, ma queste sono tutte le sfide che abbiamo per il tempo straordinario, ossia completa le sfide gratuite a tempo straordinario, ossia per 5 sblocchiamo questo stile di polvere, completa le sfide gratuite a tempo straordinario e 10 e otteniamo Trog e 15 otteniamo calzamaglia. Allora, raccogli monete nelle isole in evidenza e modalità creativa. Ok, sarà parecchio dura. Cerca forziere o scatole di munizioni in un motel o campeggio. Ok, molto semplice. Posizionati nella top 15 nelle partite a coppie con un amico, molto facile. E poi queste qua sono ancora segrete, non si sanno per bene. Sono segrete, boh, ok. Vediamo un po', tante danno esperienza. Uno da una wrap che non si sa, uno da una scia e uno da questa schermata di caricamento. Molto bene, e alla fine sblocchiamo questa icona. Per quanto riguarda il resto non ci sono altre sfide, non ci sono sfide che danno i V-Bucks, però si sa che una volta completate queste 13 sfide si otterrà l'oggetto ricompenso, ossia il Pass Battaglia stagione 8 completamente gratis. Intanto vi ricordo ragazzi che nello shop, se mi supportate come un creatore col codice OctiPFI tutto minuscolo che leggete qua, riceverete la super wrap, questa qui. La wrap cuori coccola, che comunque non è assolutamente niente male, eh. Poi vediamo nello shop le varie skin. Spezza cuori, che è questo lama vestito da gangster, tipo col cuore dietro, ci sta. Possiamo comprarlo come regalo, quindi adesso accetterò tutte le vostre richieste di amicizia se qualcuno volesse farmi dei regali. Poi abbiamo cioccolama. Poi abbiamo lo Scully, che è tipo addirittura le sfide Scully. Vediamo gli stili in anteprima. Ok, testo infinocchiettato. No dai, testo infiocchettato. Quindi se noi compriamo questa skin addirittura abbiamo gli stili sbloccabili. Poi abbiamo il cuore alato, che è completamente gratis, ma bisogna comprarlo ad un amico in realtà. Quindi per comprarlo ad un amico basta semplicemente comprare come regalo e scegliere la persona a cui lo compreremo. Vediamo, Luca di Shiko Kujin. Luca di Shiko Kujin, eccoti qua, ciao Finocchio. Ok, invia questo regalo. Ragazzi, così si inviano i regali. Quindi se volete inviarmi, ecco, completato, tutti i regali sono stati consegnati. Poi abbiamo squadra sub che io ho già, che mi piace tantissimo. Comando, vero amore, petunia, baci e fenicottero rosa. Queste sono le skin. Vediamo un po' se il profilo è cambiato. No, a quanto pare matte, non so cosa sia, però vabbè. Non si sa ancora niente del Dark Bomber, però, effettivamente. Come si ottiene questa skin? Si dovrà comprare oppure no? Intanto vediamo anche che le icone sono cambiate. Io, per esempio, faccio singolo. Raga, mi sono buttato in una partita a parco giochi per provare la nuova arma. Ma la prima arma che ho trovato in realtà è il Vampa Fucile. Non vi manca il Vampa Fucile? Fatemelo sapere in un commento, perché veramente a me manca tantissimo. Sto cercando il nuovo fucile da fanteria per provarlo un po', per vedere un po' insieme se effettivamente è un'arma degna del nome o se è una schifezza. Sinceramente penso che sarà un'arma molto molto buona. Il problema è trovarla. Allora, intanto vediamo la balestra che è ritornata. Allora, vediamo quanto danno fa. Fa 79 di danno, cadenza di tiro 0,6, dimensioni caricatori 5, tempo di ricarica. Ok, quindi non è come la balestra di tempo fa, ragazzi. Non è come la balestra quella di Halloween. È una balestra diversa.
non spara velocemente, spara col mirino e voi dovete ricaricarla. Intanto vediamo che la neve si sta sciogliendo sempre sempre di più e sicuramente con lo sblocco delle sfide sarà anche possibile sbloccare la, la skin del prigioniero numero 4. Quindi vediamo che questa balestra fa più schifo rispetto a quella che era quella di Halloween, che a me piaceva di più perché sparava molto più velocemente senza il mirino. Mi piaceva molto di più quella lì. Quella era la vera balestra. Questa qua è un po' una schifezza. Ok, ho trovato il fucile da caccia da fanteria, scusatemi. Assalto, 43 di danno, cadenza di tiro 4, il che è tanto? Sì, abbastanza. Dimensione del caricatore 8, tempo di ricarica 2,4. Adesso andiamo fuori e proviamo a sparare un po' con sta arma. Vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Allora, proviamo. Ok, ho capito come funziona sta arma e secondo me è OP. Secondo me è OP, OP. Raga, ha un rinculo parecchio assurdo, però proviamo. Pam, 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 pam. Sei un tot di mira, ragazzi, quest'arma è OP. Sei un tot di mira, secondo me fa il devasto. Il problema è che non puoi sparare tanto velocemente. Devo decidere ancora se sarà meglio questa o la K. Però mi sembra veramente OP come arma. Mi sembra parecchio, parecchio forte. Molto, molto forte. Strano? Beh, no, strano niente. Si sa che la Epic Games o rilascia armi fortissime o rilascia armi scarse. Non ci sono vie di mezzo. Vedremo, vedremo se come si comporta quest'arma. A me sembra davvero, davvero fantastica. Il fatto è che ha un brutto rinculo. Vi ricordo che c'è in modalità verde, grigia e blu. Se teniamo premuto non spara. Quindi dobbiamo sparare noi col grilletto. Quindi non possiamo tenere premuto perché se no non spara, ma bisogna premere tante volte. Allora, i server non sono ancora disponibili, infatti sto tenendo sott'occhio i server, però intanto andremo a leggere tutte le novità perché comunque c'è un sacco di roba. Allora, la prima cosa è che per un periodo di tempo limitato ci sarà di nuovo la modalità regalo. Quindi ragazzi, io inizierò ad accettare tutte le richieste di amicizia, tutte tutte tutte. Se volete farmi dei regali, ben venga, perché l'ultima volta vi siete lamentati che non ho accettato le richieste di amicizia e qualcuno di voi voleva farmi dei regali e io non gli ho accettato la richiesta. Quindi questa volta accetterò tutte le richieste e se volete farmi dei regali, ben venga. Poi, come viene scritto qua, tutti coloro che completeranno le 13 sfide di San Valentino entro il 27 febbraio otterranno il pass battaglia 8 gratuitamente. Inoltre, il nuovo fucile da fanteria, che è un'arma che possiamo trovare comune, verde e rara. Inoltre, chi completerà le sfide a tempo straordinario riceverà i seguenti costumi: il trog, polvere e calzamaglia, che avevamo già visto da certe immagini. Il fucile infligge 41, 43 e 45 di danno e chiaramente col moltiplicatore per 2 in testa. Si trova nel bottino a terra, nei fortieri e nei distributori automatici. Utilizza munizioni medie, quindi un fucile d'assalto, e spara proiettili rapidi il cui danno non si riduce con la distanza. In modalità creativa sarà possibile ridimensionare gli oggetti come vogliamo, il che ci sta una vita. Poi c'è il torneo Share the Love, disponibile dal 14 al 24 febbraio. Le granate in magazzino, cosa assurda perché, se devo dire la verità, negli ultimi tempi le granate mi sono piaciute un sacco. Le hanno buttate nel magazzino al posto di buttare magari la dinamite. Vabbè, però hanno fatto tornare le granate appiccicose. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento. Io preferivo le granate, sinceramente. La Deagle fa 50 di danno in meno alle strutture, quindi non ai giocatori ma solo alle strutture. In qualsiasi delle sue due rarità fa 50 di danno in meno. E attenzione, la balestra Cupido fa il suo ritorno nella mappa di Fortnite dal Vault. Per quanto riguarda il lanciarazzi, un nerf completamente assurdo, ma veramente assurdo. Il tempo di ricarica è stra aumentato di ben 80 nanosecondi, che fidatevi sono tanti in un gioco come Fortnite. Ed è stato reso impossibile da trovare il lanciarazzi nelle chest, però è possibile trovarlo il doppio delle volte nelle casse di rifornimento, negli airdrop, il che comunque è figo. Ci sono varie modalità di gioco che qua non andremo a vedere perché basta che vi buttate in gioco e le vedete. Però ci sono delle modifiche all'aereo, ossia gli oggetti piccoli vengono comunque distrutti da un impatto diretto con Storming, ma è stata rimossa la capacità dello Storming di passare attraverso le strutture e oggetti di grandi dimensioni. Le zipline ora hanno il tasto di iterazione, questo per evitare vari bug che succedevano in passato veramente assurdi. E soprattutto hanno immunità ai danni da caduta, quindi non si può più prendere danni da caduta con la zipline. Questa è la schermata di caricamento della settimana 11, che
cosa ne pensate voi? Sicuramente il Re del Fuoco farà qualcosa che andrà ad impattare su tutta la mappa di Fortnite, probabilmente scegliendo il ghiaccio e inondando tutta la mappa di Fortnite. Questa è la mia teoria. E queste sono le nuove skin che sono state sbloccate nei file di gioco. Allora, questa l'avevamo già vista. Invece le altre, aspettate che mi cavo, come vedete sono lei che non mi piace, lei che non mi piace, lui che è un cono gelato che non mi piace, e lui che invece secondo me può essere figo, è un bad boy col cappellino all'indietro. Ci può stare, ma non... Non sono skin così belle, eh? Lui invece è fighissimo. Questo è tutto per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti del pass 7.40.